Ciao a tutti, questo è il professor Luca Paolella, insegnante di arte di storia dell'arte sia alle medie che al liceo, nonché vicepresidente del liceo. Oggi ci illustrerà la Land Art, che è un movimento degli anni 60 che pone l'uomo a interagire con la natura. Che cos'è? Perché l'uomo ha voluto così interagire con la natura e porsi a confronto con essa? Avendo avuto in anteprima le immagini e avendole viste, mi sono posta molte domande. Perché ha voluto fare questo? Che impressione ci può dare? Perché ha voluto lasciare il segno sulla natura e modificarla? Per rispondere a queste domande lascio la parola al professore. Grazie. Si vede? Bene. Bene. Si sente? Il microfono è simpatico sempre. Allora, la Land Art. Bene, la Land Art. Cerchiamo di capire che cos'è in effetti, perché non so quanti di voi abbiano mai visto un pezzo prodotto magari da... o conoscano degli artisti che realizzano, no, oggetti che possano essere definiti Land Art. La prima cosa secondo me da dire è il titolo. Land Art dice già un po' tutto, infatti, arte della terra. Però è anche vero che land è un po' fuorviante, perché quando si parla di land, di terra, si pensa, no, a un concetto di paesaggio, a un'idea di natura come intero, no? Dove c'è tutto, ci sono gli animali, c'è l'interezza dell'esistente, quello dove stiamo noi dentro tutti i giorni. E in effetti anche gli stessi artisti, secondo me, concepiscono la loro stessa arte e quest'arte della terra un po' diversamente da questa idea che noi abbiamo, che è quella scontata, quella base che ci portiamo dietro tutti quanti. Secondo me è importante stabilire un paio di punti. Se uno si fa l'idea che sia arte della terra nel senso di arte dell'ambiente, pensa che sia un'arte, no, ambientalista, o un'arte che sia quantomeno politicamente schierata. Però, devo dire la verità, in effetti gli artisti che fanno parte di questo gruppo dichiarano anche apertamente che per un artista immischiarsi nelle cose della politica, questa può essere anche un'affermazione, diciamo, discutibile, no? Però immischiarsi nelle cose della politica è una cosa che lo corrompe, che lo divora, e che quindi alla fine quegli artisti che si sono inseriti, diciamo, in un discorso politico, che hanno preso una posizione politica e che l'hanno usata come contenuto della loro opera, si sono poi un po' persi per strada. E questo è un punto. E per dimostrare questa cosa, che non è un'arte, diciamo, ambientalista, ma che fa qualcosa di diverso, volevo farvi vedere un paio di opere, così magari vi rendete anche conto un po', in effetti, di cosa stiamo parlando. Questo, ad esempio, è un'opera di Smithson, che poi è un po' quello che si considera il fondatore. È una catapecchia di legno parzialmente coperta di terra. E in effetti, se stavamo pensando a un'opera d'arte ambientalista, secondo me qualcosa non ci torna, e in effetti non torna proprio. Poi su che cos'è e cosa significa lo capirete, cioè si capisce parlando. La seconda opera di Smithson, questa qua tra l'altro è stata realizzata a Roma e anche in altri posti, ma questa foto qua è stata fatta a Roma, è una colata d'asfalto. Dico, c'è qualcosa di meno evocativo dell'ambiente naturale di una colata d'asfalto per terra. Cioè, secondo me, in un contesto come questo, una colata d'asfalto, contesto come questo intendo la Tre Giorni della Scienza dedicata alla natura, e la colata d'asfalto per terra così nuda e cruda suona come una cicca buttata per terra, un gesto proprio di sfregio. Cioè, e in effetti suona così, ma questo è solo per capire che non stiamo parlando di qualcuno che si pone come quello che sa come ci si deve comportare rispetto alla natura e cos'è giusto e cos'è sbagliato. Ma non è questo il punto, poi, in fondo, neanche della discussione. Un'altra immagine, e questo è un altro artista piuttosto significativo, ditemi, si vedono le immagini bene? Sì. Ok, un'altra, non mi avete risposto, però guardo io, si vedono. Allora, un'altra immagine interessante è questa. Questa è un'altra opera che poi vedremo meglio. E qui c'è una ruspa che sta
devastando un ambiente naturale. E anche in questo senso dico, la ruspa non è proprio il simbolo che si usa in genere per l'ambientalismo, ecco, non esattamente, giusto? E quindi queste tre immagini secondo me ci chiariscono il punto, quello che ho affrontato all'inizio, che non siamo qua per vedere degli artisti che ci dicono quanto è bella la natura, è meglio non toccarla, meglio tenerla da parte, che stia là, no? In effetti la prima cosa che fanno questi artisti è mettere un po' in discussione l'idea che abbiamo noi di paesaggio, no? Perché evidentemente questi sono interventi che avvengono in un contesto che possiamo definire paesaggio, questo un po' meno, ma questi due, questa in particolare, sì. Il paesaggio, secondo gli artisti della land art, è qualcosa di diverso, è qualcosa che non è estetico, non se ne sta là in un quadro, non se ne sta lontano da noi, ma è qualcosa che affrontiamo. E in effetti loro, a partire da questi presupposti, queste poche immagini che abbiamo visto, in effetti loro lo affrontano. E sicuramente all'apparenza lo affrontano nel modo sbagliato, perché giustamente stiamo parlando di ragionare, no? Di interagire in un certo modo verso la natura, e questi ci vanno giù con la ruspa, sembra quella cosa. Però daranno il loro contributo, lo vediamo. Secondo me, la seconda cosa che viene chiara da queste tre immagini è che land art, la parola land, ha più a che fare con la terra che in effetti con il concetto di paesaggio. E in effetti sì, perché questa è terra nuda, questa che abbiamo visto prima è una catapecchia coperta di terra, e quella che stiamo guardando qua è una cava, cioè che è la negazione della terra, ma che è fatta di terra, se volete, no? E cioè di fatto si presenta come una cava, non lo è, lo vedremo. E in effetti la prima mostra che fanno i land artisti, o che si definiscano così, è stata fatta nel 1968, siamo negli Stati Uniti comunque, non ragioniamo di Europa, parliamo di artisti statunitensi, si chiamava Earthworks, cioè lavori di terra, cioè che vedete che ha un significato diverso da quello che ci fa pensare, ci fa presagire la land art, o il termine land, no? Earthworks vuol dire semplicemente lavori fatti con la terra. E in effetti il principio per cui loro decidono di fare lavori di terra non ha niente a che fare con l'ambiente. Cioè a un certo punto siamo negli anni, alla fine degli anni 60, siamo negli Stati Uniti, vivono il boom economico o già le conseguenze del boom economico. Hanno un concetto, c'è un concetto di arte piuttosto divagante che è molto legato alla questione del consumismo negli Stati Uniti, non negli Stati Uniti per dire gli Stati Uniti, ma in quel contesto lì, in quel momento lì, l'opera d'arte è un oggetto moltiplicabile, vendibile, è proprio un oggetto di consumo. Allora questi land artisti non decidono, si pongono il problema: ma io che sono un artista, faccio dei prodotti, vendo delle cose, o faccio qualcosa di più alto, di più? E in effetti partono da questa idea qua, che vogliono fare qualcosa di più puro, di più artistico, nel senso più, non so, più profondo del termine, via, se me lo concedete. E in effetti si pongono anche il problema, da buoni americani concreti, di come realizzare un'opera d'arte che sia più pura di un quadro o di un... E loro partono da dei principi molto elementari, molto concreti. Un'opera d'arte, per non essere vendibile e non essere oggetto di consumo, deve essere qualcosa di o esageratamente grande, che uno non possa proprio portarsi a casa, o imprendibile, immateriale, fatta di qualcosa che non sia, che non si possa di cui uno non si possa appropriare, no? Poi però uno dice, vabbè, ma coi soldi si compra tutto, in effetti, però non vi potete comprare un fulmine, non vi potete comprare un oceano, non vi potete comprare una montagna, questo è un concetto. Potete farlo, ma non potete collezionarla, cioè potete dire di avere quella cosa lì attraverso una fotografia, ma non è che potete metterla in un cavò di una banca, trasformarla in un oggetto di consumo vero e proprio. Loro partono da questo principio, e difatti, vi rifaccio vedere le stesse cose, però alcune ritornano, difatti l'idea, ad esempio, di quest'opera qua è che in effetti le cose costruite dall'uomo sono un attimino fragili, e che il tempo e la natura in qualche modo poi ci ritorna sopra. È vero che la terra che hanno messo loro è artificiale, no?
Però siccome la catapecchia è di legno, e si capisce dal titolo chiaramente, cioè col tempo l'umidità del terreno, le muffe, gli animali si mangiano sto legno e la distruggono, la fa sparire. E lì non è che l'idea sia, cioè, meglio la terra che l'uomo, però l'idea è che c'è un processo che avviene e l'opera d'arte è quel processo lì, no? È un processo di entropico, chiamiamolo così. Lo possiamo comprare questo? No, non è qualcosa di comprare. Lo possiamo tenere in un museo questo? No. E quindi risponde alle esigenze dell'artista. Adesso questo è un altro artista molto interessante, anche uno simpatico, cioè ironico, e lui ha preso alla lettera quello che diceva l'idea iniziale, no? Che ha fatto? Ha preso un museo, anzi una galleria d'arte, questa a Monaco, e l'ha riempita tutta di terra. Cioè, ma questa cosa è qualcosa che si può comprare? Posso comprarmi un museo pieno di terra e portarmelo a casa? No, evidentemente no. Un altro artista ha deciso di fare un disegno lungo un miglio. Sono due linee parallele, è un gesto molto geometrico e minimale, sono due linee parallele fatte di gesso in un deserto, adesso mi sfugge, mi sembra che sia il deserto del Nevada, un deserto nel Nevada, e fa queste due linee distante 3 metri parallele per un miglio, un chilometro circa, anzi più di un chilometro. Il punto è, le posso comprare queste due linee? No. Le posso portare via, le posso fotografare, ma quando le fotografo le ho tutte lì dentro? No, perché in una fotografia 2 chilometri paralleli non si riescono a tenere, cioè escono fuori e tu alla fine neanche con la fotografia ce l'hai tutta quell'opera, ne hai un punto di vista, ne hai un pezzo, e poi sul punto di vista ci ragioniamo. Oppure c'è di nuovo Heiser, che anche lui è un bel teppista se vogliamo, che decide di prendere questi massi ciclopici e di spostarli e di metterli in queste buche. Alla fine io quando vedo queste opere penso sempre a un archeologo o uno studioso, archeologo sì, che scava, trova il monolite tipo Stonehenge e scava finché non rimane fuori sta pietra, e già c'è un'idea, cioè molto elementare del gesto artistico, un'idea nuova di scultura se volete, ma il fatto è che quest'opera qua, fatta in questo modo, ma me la posso portare a casa? La posso in qualche modo avere? Questo masso qua dentro un qualsiasi museo si tira giù tutta la struttura, ok? Il punto è, se tolgo il masso, quest'opera ha lo stesso valore? Se tolgo il masso da quel pezzo di terra scavato, ripulito, non è più la stessa cosa. C'è bisogno di quella terra lì, di quel posto lì, di quella situazione lì, per dare l'idea, no, di questo archeologo assurdo che scopre questa pietra. Ritorniamo indietro. Voglio solo... cioè, qui c'è qualcosa di nuovo, nel concetto di opera d'arte che sta nel materiale, la terra, c'è qualcosa di nuovo anche nelle scelte, no? Come la uso la terra? Quali sono, cioè, se io vado là nel deserto e comincio a fare delle opere d'arte, come le devo fare? Ma la prima cosa, il primo problema è che le opere d'arte in un ambiente si devono vedere, cioè noi siamo stati abituati a ragionare per circa, non so, 2000 anni facciamo, che il buon artista, il bravo artista è quello che fa dei disegni, delle opere che assomigliano molto, moltissimo, o addirittura si sostituiscono nel rapporto con col fruitore alla realtà, no? Ci illudono di avere quella mela dipinta che sia prendibile. Sì, però se io faccio un'opera d'arte che assomiglia a una mela perfetta e lo porto in un prato e l'appoggio lì, cioè io poi l'opera d'arte non la vedo più, perché si mimetizza con l'ambiente naturale perfettamente e non è più un'opera d'arte, cioè non si vede, non c'è più, è sparita. Il concetto è che qui l'opera d'arte si deve distinguere dall'ambiente, cioè esattamente l'opposto di quello che si è fatto per 2000 anni in pittura. E quindi il problema è, se non posso disegnare, non posso dipingere, non posso fare come fanno tutti gli artisti da 2000 anni a sta parte e più, che faccio? E allora, da buoni americani, sono sempre molto pratici, partono da terra, nel senso metaforico del termine, cioè da gesti semplici, primordiali. La terra la sposto, la accumulo, la tolgo, la porto via, la sposto, questo gesto qua, la porto via dal suo contesto, la metto in un altro.
faccio dei gesti minimi, ma che quei minimi possano vedersi lontano un chilometro e siano visibilissimi, tirare una riga per terra, tracciare un confine. Ma dico, in qualsiasi gioco che facevate a 8 anni, la prima cosa da fare è tirare una riga. Giochiamo a palla, tiriamo una riga, questa è la metà campo mia, questa è la metà campo tua. Giochiamo al giorno delle settimane, non mi ricordo come si chiama. Comunque si disegna per terra un limite, un territorio, una forma, e quello è il gesto minimo. In più partiamo da quello. Oppure di nuovo sposto le cose e le metto in un altro posto. Ripeto, guardare queste pietre che sono state spostate arbitrariamente, secondo una logica, ma a guardarle così arbitrariamente, cioè ci viene in mente Stonehenge o uno scavo archeologico. E in effetti a Stonehenge qual è il problema più affascinante di Stonehenge? No, non è il più affascinante, però quando alla fine uno si chiede, guarda Stonehenge, la prima cosa è a che serve, la seconda è ma come hanno fatto a spostare quella roba lì? E il punto è che Stonehenge è fatto di pietre spostate dal loro posto, che assumono un significato nel momento in cui uno le ha spostate da dove erano prima, poi anche le ha modificate, però è la seconda cosa che si fa. E quindi anche Heiser ragiona così, in maniera elementare. Prendo una pietra, la sposto al posto suo, la metto in un contesto nuovo e vediamo cosa ne esce fuori. No, c'è un'altra cosa che vi voglio dire. In effetti, questa mostra, quella degli Earthworks del 1968, è stata descritta, cioè inizia con una frase, cioè o meglio, io ho scelto una frase che ho trovato su un catalogo e che recita più o meno così, l'ho sintetizzata e tradotta, quindi abbiate pietà. La terra madre lavorata, scavata, spostata, accumulata è il medium. E in effetti fin qua ci siamo, mi seguite? Questi artisti cosa hanno fatto? Hanno pigliato la terra, che è la terra madre, ma l'hanno trattata male, l'hanno presa, l'hanno spostata, l'hanno accumulata, ci hanno fatto queste cose. E poi dicono, è il mezzo della mia opera. Eh sì, è lo strumento. Michelangelo usava i pennelli e i colori, e questi qua usano la terra nuda e cruda, e c'è un'ineta. Però non finisce qua la frase. Cioè, Smithson, quando scrive sta cosa, poi alla fine, tra parentesi, ci ripensa un attimo e dice, è il medium la terra, ma è anche il messaggio. Cioè, non è facile, e poi vedremo che è molto più facile di cosa sembra, però in effetti dice, questa terra che io uso per fare tutte queste cose strane, buchi, righe, così, è il medium ed è anche il contenuto dell'opera d'arte, che sembrava essere qualcos'altro, no? La pazzia di un paio d'artisti, che in effetti venivano trattati così come dei matti, ma vogliamo dare torto a questa gente che li vedeva fare queste cose strane in giro. Però dicono, la terra è il mezzo e il messaggio. In effetti possiamo già ragionarci sopra, perché nei discorsi che abbiamo fatto prima, che abbiamo sentito prima, questo concetto è, la terra mi serve a sopravvivere, ma è anche il messaggio, è anche il contenuto. E quindi già questo, erano sensibili questi qua, cioè delle bestiole, perché facevano sti atti vandalici in giro, però erano sensibili. Sono ancora vivi alcuni, difatti poi vi dico. Il secondo problema che si pongono questi artisti è, una volta che sta terra la sposto, la muovo, la trasformo così, e no, prima, dove vado a fare queste cose? E queste cose come le faccio? In che modo? Allora, il secondo problema che nasce, che poi era il primo, ma se ne rendono conto dopo, è questo. Cioè, se io vado, dove vado? Se io mi pongo questa domanda, devo scegliere un posto. Per scegliere un posto lo devo analizzare. Quel luogo lì diventa un paesaggio. Cioè, quel posto lì è il paesaggio. Perché se io vado fuori dalla galleria d'arte per fare una linea lunga 1 chilometro, devo scegliere dove farla. Nel momento in cui scelgo dove faccio sta riga, tiro sta riga lunga 1 chilometro, sto ragionando su quello che ho attorno a me. E in effetti, qui siamo già alla terza cosa, ma insomma, a questo punto devono ridefinire il paesaggio. Perché in effetti, come dicevo prima, siamo abituati a pensare il paesaggio come un disegno dentro un dipinto. O qualcosa che quando io cammino in montagna, che sono dentro le montagne, per me il paesaggio è quello che sta là all'orizzonte, lontano da me. Il paesaggio è un fatto estetico, è un fatto anche etico, ma se ne sta là, io sono qui nella mia realtà, faccio quello, sto fumando una sigaretta, finisco e la butto per terra, però
Tanto non è un problema, perché il paesaggio è là, è un bel disegno dell'Ottocento, del Cinquecento, del Settecento, di quando volete, però è là, è un concetto. Questi signori, come avete visto, si prendono la briga di intervenire nel paesaggio, si rendono conto che il paesaggio non è un fatto estetico che sta là. Il paesaggio, e lo definiscono così, ma andava di moda definirlo così, è il frutto di una relazione. Cioè il paesaggio esiste dove c'è l'uomo e un luogo in cui quest'uomo interagisce. Il paesaggio è una relazione, non è un dipinto, non è un'idea, non è quello che se ne sta là in fondo. Il paesaggio è qualcosa con cui noi interagiamo, diventa paesaggio la terra quando ci sono io che la tocco. Quindi ragionare in termini separati, uomo-natura, cioè non è neanche un ragionamento, non si fa. Cioè io sono un artista, tocco la terra, sto facendo paesaggio. E a questo punto, quando decidono che il paesaggio giusto non è quello incontaminato, quello ideale, quello perfetto, ma è quello dove c'è l'uomo, e allora non decidono di andare nel Tibet a fare le loro cose, decidono di andare nel paesaggio che è contaminato, cioè dove c'è l'uomo, dove ci sono i segni dell'uomo. Difatti, quest'opera qua, vi ricordate, l'abbiamo vista prima, Double Negative, quella dove c'era la ruspa che scavava? È fatta in un deserto, ma è un deserto che è tutto attorniato da attività umana, scavi di petrolio. Gli Stati Uniti spesso... Quest'opera, ad esempio, sempre di Heiser, molto evocativa, molto potente, lo vedremo dopo, si chiama Depressione a Monaco, è un buco, ma vedete che non è fatto in un posto incontaminato, è un paesaggio, ma nel paesaggio ci sono i grattacieli della periferia di Monaco. E questo buco è fortemente evocativo, anche un tempo del presente, un tempo del passato, ma lo vediamo dopo. Questa è un'altra opera interessante, De Maria, quello della terra nella stanza, ha piazzato per un chilometro quadrato abbondante dei pali di metallo, d'acciaio inossidabile, dei pali appuntiti, cioè questi poli, ovviamente voi... quinta liceo, quarta, siete tranquilli, su questo non devo spiegarvi come funziona, attraggono i fulmini, si chiama lighting field. È evidente che quest'opera qua non può essere comprata, è fatta in un posto in cui l'uomo è intervenuto, perché è intervenuto, di fatto l'intervento suo, ci sono case, c'è attività, è qualcosa che mette in discussione il rapporto uomo-natura. Ve la faccio rivedere perché in effetti torna. Di nuovo, questa Displacer Replaced Mass di Heiser è il masso di prima. Il fatto di lasciarlo lì costruisce delle situazioni diverse. Le due linee, la Spiral Jetty, questa non l'avevamo ancora vista, è di Smithson. Questa è una colata di terra che si dilunga nel lago salato, in Salt Lake, quello famoso, è un lago salato, si dilunga per un chilometro e mezzo circa, si avvita e disegna una spirale. Questo sembra essere fatto in un posto incontaminato, invece questo lago salato è attraversato dalla ferrovia, è attraversato dalla strada, proprio se invece di guardare dall'alto la foto fosse nella, vedreste i segni. In più, la terra che si affaccia su questo lago, quella da cui parte la spirale, è stato un luogo di pionieri, hanno scavato per trovare il carbone, per trovare il petrolio, e tutti quelli che hanno agito, tutti quelli che hanno costruito la ferrovia, che hanno costruito il sito, hanno lasciato lì le cose, hanno trattato quel luogo come una discarica. Quindi questa spirale non si innesta in un paesaggio desertico incontaminato, si innesta in un luogo che è una discarica sostanzialmente. Ma perché questi artisti sono andati lì a fare queste robe? Perché hanno scelto di agire non nella meraviglia, ma dove l'uomo ha agito. Ma perché di fondo c'è questo concetto qua, che noi stiamo in questo presente, questo è quello che abbiamo, qua dobbiamo agire, qua dobbiamo intervenire, qua dobbiamo ragionare, e il paesaggio non è qualcosa che se ne sta da un'altra parte, nella testa di qualche intellettuale, o di qualche filosofo, o di qualche pittore, ma è qualcosa in cui camminiamo tutti i giorni. L'altra cosa è... che bisogna dire è questa, il come. L'avete viste? Le ruspe usano mezzi pesanti, non usano il pennello, usano la forza, sono gesti violenti,
Per certi versi sì, cioè questo della Spiral Jetty in effetti sembra il più, cioè il più figurativo, quello che più ci ricorda un'opera d'arte classica, ma questo è questo anche forse. Però questi sono gesti violenti, tutti quanti, perché picchiano sulla, sembrano picchiare sulla natura. E questo perché? Perché si concedono o scelgono di fare questo? Questa è una domanda a cui avremo presto risposta. Poi vedete, sono gesti violenti fatti in posti in cui l'uomo ha già agito. E quindi questo è anche un punto interessante. Il punto, l'altro punto di un'opera d'arte è che si pongono questi artisti è questo, cioè come si guarda un'opera di land art. E io l'ho riassunto con questa battuta perché in effetti è giusto così. Come si guarda è una questione di tempo. Cioè in queste opere d'arte che sembrano il gesto poco calcolato o istintivo di quattro pazzi, in realtà il punto è che si relazionano con lo spazio, paesaggio, punto di vista, e col tempo. Perché se vi siete resi conto, quest'opera d'arte bisogna, questo tipo di opera d'arte bisogna trovarla, cioè bisogna andarci e quindi volerci andare, quindi impiegare un tempo. Bisogna arrivarci, una volta che si è arrivati è un chilometro questa cosa. Quando voi siete dentro la spirale non la vedete tutta e quindi la necessità, questa immagine qua non la vedete mai su un catalogo fotografata, ma quando siete lì non la potete vedere, non c'è una montagnola da cui, su cui salire per vedere la spirale. Quindi siete costretti a percorrerla e a viverla, cioè a vivere quel paesaggio, quella situazione, così come ha fatto l'artista, che è andato lì, ha scelto il posto, ha visto i ruderi della civiltà, ha costruito questa cosa, ci ha messo una vita a costruirla. È uguale per voi, dovete andare lì, dovete attraversare quel deserto pieno di ruderi, dovete arrivare lì, è una questione di tempo. Poi faccio vedere delle altre immagini. Come si guardano queste opere è un punto importante. Questa ad esempio è una foto, no, in soggettiva. È una questione di tempo, adesso mi viene in mente guardando queste immagini, perché vedete che l'acqua è rosa, vedete che la spirale è diventata bianca. A parte che l'immagine è evocativa, perché quando si vede un ambiente con la schiuma e le bolle sopra e l'acqua colorata si pensa a un inquinamento disumano, invece non è così perché questo è un lago salato. Il lago salato, a seconda della concentrazione del sale, si sviluppano delle alghe, si sviluppano delle situazioni particolari ambientali, delle condizioni ambientali particolari, si colora di rosa e quello bianco sopra sono cristalli di sale. Però è una questione di tempo, sì, perché se io torno indietro, beh, questa immagine ve le faccio poi vedere delle altre, è la stessa, è fatta di pietre questa opera d'arte, e l'acqua a volte è verde, a volte non c'è, a volte la spirale è sommersa dal lago. Quindi voi la potete vivere in un giorno, poi in un altro, poi in un altro. Il tempo fa parte di quell'oggetto. Faccio vedere il Lighting Field di De Maria. Ma un critico l'ha definito una specie di opera d'arte il cui contenuto è l'attesa. Eh sì, perché voi andate lì e perché l'opera d'arte ci sia ci vuole una tempesta. E non è che proprio le tempeste vengano tutti i giorni. Secondo, anche se c'è la tempesta, non è detto che il fulmine arrivi lì. Perché questi pali sono pensati in modo tale che, insomma, interagiscano coi fulmini solo se i fulmini arrivano a una certa altezza rispetto a quel territorio. E quindi voi state lì e aspettate. E aspettate che succeda qualcosa. Cioè l'opera c'è, i pali ci sono, hanno un loro valore estetico fino a se stesso, ma basso, cioè esiste quest'opera quando ci sono i fulmini. E poi il tempo di quest'opera qual è? Quando è nata? I fulmini ci sono da sempre. Quando finisce? Sono pali d'acciaio, resisteranno, dico non in eterno, ma insomma, finché lì non viene giù una catastrofe glaciale o cose del genere, quei pali staranno in piedi. Quindi il tempo, il rapporto tra il tempo mio di essere umano e il tempo della natura, che decide quando scatenare il fulmine, dove farlo cadere, anche se io faccio di tutto per tirarlo verso di me.
Il tempo della natura, sì. Il tempo che i sali si costruiscano questa cosa bianca, queste concrezioni bianche sulla spirale. Il tempo di percorrerla, ma anche ho letto in un articolo che in questo lago salato ci sono le scimmie, chiamano le scimmie di mare, sono una specie di, non lo so, è un animale. Però so che questo animale riesce a entrare in uno stato di pausa, di vita, di non so come si, non so qual è il termine giusto, per 10.000 anni. 10.000. È un animale che può stare fermo lì ad aspettare che le condizioni climatiche giuste si attivi e si attiva, si riproduce viva e poi si spegne e sta lì secoli, millenni. Sembra nel lago salato che ci siano quelle condizioni, così a pensare rapidamente, banalmente, di quel brodo primordiale dove ha origine la vita. È una questione di tempo, sì, perché questa forma interagisce con un posto che è una storia, cioè che noi non la possiamo neanche quantificare. E in effetti ha la forma di una spirale. Questa forma di una spirale è elementare, però ci parla di... Sapete, la spirale è un simbolo molto usato, trasversale, che poi si è evoluto nel tempo, è diventato il labirinto, è diventato tutta una serie di immagini che abbiamo noi nella nostra storia, nel nostro modo di raccontare le cose. Però la spirale è quella cosa che voi potete andare in due sensi. Andare verso il centro e non finisce mai il vostro percorso, ma andate verso il centro... Oppure andare verso la periferia, cioè dal centro spostare, o crescere o tornare indietro, o andare all'origine, il tempo, o andare avanti, ma la spirale non si ferma mai, una specie di... E quindi anche la forma di questo gesto ha relazione col tempo, e se avete visto anche questa relazione col tempo, ma io per percorrere un chilometro, per vedere sta striscia di gesso bianco in mezzo al deserto, intanto ci devo arrivare. Secondo, la devo percorrere, non la vedo mai tutta, la devo percorrere, la voglio vedere, sono lì per quello. Terzo, ve ne andate via e avrete ancora un po' di tempo per pensarci sopra, no? Ho sbagliato. Il punto è questo, l'altro punto è questo, la guardo e come la guardo? E siamo abituati ad immaginare il paesaggio come un fatto di prospettiva, perché in effetti siamo in Italia, conosciamo la prospettiva fa parte del nostro DNA culturale. Per noi lo spazio è uno spazio che io guardo e vedo, è una questione fisica, fisiologica, culturale, ma fisica. E invece lo spazio che loro ci propongono non è più lo spazio della prospettiva, è lo spazio che io posso aggrappare con lo sguardo, ma non prospettico, perché le opere sono troppo grandi e troppo lunghe nel tempo per essere viste. E allora si inventano anche questa cosa qua, che però forse è utile sempre. E dicono, sì, lo sguardo non è un punto di vista, nel senso prospettico del termine, fisiologico. Lo sguardo è un modo per interagire con una realtà. Cioè dico, sembra pure una banalità, no? Però a volte nel tempo uno si dimentica delle cose fondamentali. E sì, lo sguardo mi serve per interagire con la spirale, mi serve per interagire con le linee lunghe un chilometro, per guardare i fulmini, per starci dentro, per sapere che in quella griglia di pali verticali se cade un fulmine ci lascia le penne. C'è una relazione che si instaura con l'opera e quindi questi artisti cambiano il paesaggio, cambiano il modo di guardare le opere d'arte, cambiano il tempo, ne cambiano la sostanza, il modo di realizzarle. Uno di questi, De Maria, dice, sapete, per vedere una mia opera bisognerebbe essere un satellite. Cioè, quindi io, per stare alle dimensioni di un'opera d'arte di questo genere, devo essere più che umano, devo potenziare le mie possibilità, o con le macchine, o pensare di essere, non so, mettere le ali, no? Qualcosa di impossibile. Quindi di essere più che umano. Il punto è, che senso ha questa cosa? Che riflessione è? Se sono a terra e sono un uomo, vedo un pezzo dell'opera, e sono costretto a inseguire tutta l'unità dell'opera, ma non la becco mai. Se sono più di un uomo la vedo per intero, cioè questa è una croce, qui di nuovo è fatta da due linee di gesso e una è di un miglio e l'altra è della metà circa, di un terzo, ovviamente ha dei riferimenti la croce, ma la croce è anche solo quel gesto che si fa per, dico, io vado lì, sulla mappa ho deciso di andare, il tesoro sta lì, questa non è la croce del tesoro, però ha diversi riferimenti, c'è
Tornando alla questione del punto di vista, è che è un problema di dimensioni. È un problema di dimensioni, ma le dimensioni di chi? Dell'opera? No. È un problema di dimensioni dell'uomo. Se io fossi alto 1000 metri la vedrei, invece sono alto 1,5 metri. E allora dice, quell'opera di quelle dimensioni così grandi che mi costringe a camminarla, mette in evidenza un aspetto semplice che già sapevamo, che siamo alti 1,5 metri. E quindi la mia scala e la scala della natura sono due cose diverse. Che io sono piccolo e lei è gigantesca. Che se io penso al tempo dei fulmini, o al tempo delle scimmie di mare, o al tempo della cristallizzazione dei sali, o al tempo che impiega una montagna a spostarsi, alle ere geologiche, io sono piccolo così. Era un concetto che magari era già stato definito, più o meno, non in questi termini, ma anche in un quadro romantico, ma quest'opera qua non è che ve lo fa vedere, vi ci mette dentro, perché a stare a aspettare un fulmine non è che è una fotografia, stai lì, passa il tempo. In più, dicono quelli che hanno visto quest'opera, e parlo dei lighting field di nuovo, dicono che in effetti, quando poi si scatena la tempesta, queste luci, il tempo dell'attesa tra un fulmine e l'altro, cioè, interagisce col mio senso del tempo. E sì, comincio a contare i secondi, che diventano un'eternità, comincio le luci, avete presente le luci stroboscopiche, immagino, di qualche discoteca, alterano la percezione dello spazio. E quindi il fatto di essere piccoli in una situazione che non controlliamo diventa un fatto concreto, sulla pelle, sugli occhi, sulle mani. Quindi guardare queste opere è particolarmente intenso. In fotografia è così, un po' dispersivo. Ed è un fatto di tempo. Sì, questa foto è evocativa. Questo è proprio De Maria, che si è fatto fotografare fra alla fine delle sue due linee lunghe un chilometro, un miglio. Perché? Perché lui fa esperienza col proprio corpo di quello che ho appena detto. La scala dell'uomo rispetto alla natura, rispetto alle dimensioni dell'opera. Ma le dimensioni dell'opera cosa sono rispetto alle dimensioni del pianeta? E alla distanza tra Terra e Luna? E alle distanze dell'universo? Cioè, ma io sono un uomo, mi sento la cosa più potente che c'è sulla Terra, però non riesco neanche a raggiungere due linee col mio corpo distante 3 metri, che sono lunghe un chilometro, che stanno all'interno di un pianeta, su un deserto. Ci mette in relazione con le dimensioni della natura. Vado avanti. Torno un secondo alla dimensione del tempo, perché poi a volte, parlando delle ere geologiche, si fa di nuovo quella separazione che l'uomo c'era, l'uomo non c'è più, la natura da una parte, l'uomo dall'altra. Invece quest'opera è assurda, si chiama 5 spostamenti conici. Spostamenti si intende terra che è stata portata via, terra che è stata negata, tolta, non c'è più. Sono 5 buchi a forma di cono, niente di più, niente di meno. Perché secondo me ha a che fare col tempo, ma anche secondo l'autore. E lui dice l'opera non è il buco, non è la forma conica, l'opera è che vedete che sono piene di acqua, sono come le 5 tempeste che erano previste per quell'estate o per quella stagione in quella regione degli Stati Uniti, arrivavano dal Giappone, no? Siamo vicino alla California, quasi sempre lì. Lui dice quest'opera sarà finita il giorno in cui a forza di tempeste queste buche saranno piene. Io ho fatto dei buchi nel deserto, la pioggia, il tempo, la natura, l'acqua che si sposta e che cade lì, a forza di lavorare, ristabiliranno il livello originario. L'opera dura nel tempo e poi ci domandiamo, ma scusate, ma come ha fatto a pensare questa furberia sto ragazzo? È che pochi anni prima, a Firenze e a Venezia, c'erano state 2 alluvioni pesanti e che avevano colpito l'immaginario mondiale, inglesi, americani, sono venuti in Italia a recuperare le opere che erano state danneggiate da queste alluvioni, sia a Venezia che a Firenze, soprattutto quella di Firenze, erano anche abbastanza vicine nel tempo, e lui è partito da lì, è partito dall'idea che Firenze, Venezia, che sono dei luoghi culturali prima che dei posti, eterni, sono fatti di cultura, c'è il David di Michelangelo là dentro, è un'opera che quando siete lì davanti avete l'impressione che
che sia eterna, ma è fatta di marmo, il marmo se ne va in qualche modo, avrà i suoi tempi, ma è fatta di marmo. Ma tu quando sei lì e sai che è di Michelangelo, la vivi come se fosse una cosa eterna? E lui ha visto queste cose alla televisione e si è reso conto che non è così, che quello è un esempio altissimo di cultura, è un gesto d'arte. Michelangelo, Firenze, l'Italia, Venezia, tutta quanta, ma che può essere, diciamo, ridotto al minimo come un semplice gesto, come fare un buco per terra, che però questo buco col tempo si riempirà d'acqua, le piogge, i tempi, fino a quando non tornerà allo stato zero, che però per loro non è uno stato zero, questo andrebbe specificato un po', ma è più complicato. E quindi quest'opera d'arte, per quanto assurda, sono 5 buchi per terra, conici, chissà perché una forma geometrica, chissà perché un cono, ma non so, ha dei rimandi anche questo, filosofici, alle radici della nostra cultura, oltre che Firenze. Perché pensava Firenze? Perché lui che vive negli Stati Uniti, che è un artista, si è messo in relazione col fondo della sua cultura, perché in fondo anche loro subiscono questo, e ne ha raccontato attraverso questi 5 buchi. Certo, non è immediato trovarsi 5 buchi per terra e pensare a Michelangelo. Però in effetti la relazione non è neanche tanto sbagliata, perché se chiedete ad Heiser, poteste chiedere ad Heiser cosa fa lui, lui ti dice che fa lo scultore, che fa lo scultore come Michelangelo. E il fatto è che loro due ragionano in termini opposti. Se voi avrete sentito parlare di Michelangelo, Michelangelo pensava che dentro il marmo ci fosse già la forma fatta, che il compito dello scultore fosse quello di togliere l'avanzo, quello che c'era di più. Allora, scava finché fuori non viene fuori il David. Ah, wow, fosse così facile. E invece Heiser ragiona all'opposto. L'avete visto anche con le pietre. Lui, invece di rendere opera d'arte quello che rimane dopo lo scavo, è lo scavo, è la terra che è stata portata via che è opera d'arte. In questi 5 buchi è chiaro, non sono le forme, anzi sono le forme, che sono fatte di terra portata via, sono forme che sono la negazione della materia. Per Michelangelo l'opera sarebbe stata il buco, per questo ragazzo qua l'opera invece è la materia che non c'è più. Cioè la negazione, esattamente l'opposto di quello che faceva Michelangelo. Ma non lo fa per sfregio Michelangelo, perché vedete, perché lui sta ragionando su Michelangelo e il tempo, che è il tempo dell'uomo, il tempo della cultura, e il tempo mio di essere umano che vive nel 1969 e fa una riflessione nel suo presente. Contro che cosa? Contro i tempi della terra, il tempo della natura, che è più lungo, che va oltre a quello che possiamo fare noi. E quest'altro è un altro buco, e questo ragazzo era particolarmente appassionato di buchi, aveva 20 anni, aveva 20 anni, sì, ma ho sbagliato, ricomponete, lo ammetto, ho sbagliato, però adesso mi state ad ascoltare, sì, dovete ricomporvi. Ok, basta, hai finito? Allora, sono andato avanti, perché? Dai, non mi fa più rivedere la mia. Ok, ho sbagliato la battuta, anzi, ma non era una battuta. Cioè, in effetti questo artista... Se avete riconosciuto il nome, perché poi mi sono dimenticato di leggere i nomi e i titoli, però avete visto, lavora sempre con la negazione, con lo scavo, col cancellare qualcosa, dalla prima con le ruspe che tagliano, fino a qua, sono sempre ruspe, lo vedete? Questa opera l'abbiamo già vista prima, è quel buco di forma conica che fa... È quel buco di forma conica che fa Monaco, però qua è fotografato dall'altra prospettiva... E vedete che il punto di vista, ma non inteso come spazio geometrico, ma come presenza dell'osservatore dentro l'uomo, cambia l'opera. Prima si vedevano la periferia di Monaco,
E qua invece sembra un deserto. E in effetti comunque questo luogo qua è un cantiere. Voglio spiegarvi come fa quest'opera a essere così evocativa rispetto al senso del tempo, dell'uomo, della storia e della natura. Beh, il presente è che a Monaco, e lui è un cantiere edilizio, e quindi questo terreno presto tardi diventa un edificio, quindi sparisce immediatamente. Secondo, siamo sempre a Monaco, siamo in Germania, siamo nel 1969, e un buco conico di questo genere, fatto da un americano, dopo tutti i bombardamenti che i tedeschi hanno fatto nel 1945, secondo me è un'evocazione abbastanza pesante. E in effetti lo è. E i critici gli hanno detto, te c'hai del pelo così a venire da statunitense, il signore della verità, quello che la sa lunga, quello che ha aggiustato il mondo e tutta con la tua arroganza a fare dei buchi in questo modo per una mostra. E in effetti questa relazione col passato prossimo e in generale le relazioni dell'uomo è un'opera pesante, è un buco come i 5 buchi che abbiamo visto prima, ma quella negazione di terra, cioè quel vuoto, ha un senso pesante, profondo. E difatti è un motivo per cui comunque è un artista che mi piace. Tra tutti quanti gli artisti c'è anche questo qua, che in realtà non è propriamente un artista della land art, perché è italiano, di fatto la land art è globale ma è fatta da americani. Giuseppe Penone è vivo allo studio qua a Torino? Devo dire, era un po' l'immagine che avevo scelto per... Vi dispiace? È l'immagine che avevo scelto per la 3 giorni? Però ci sono dei problemi di copyright perché è vivo e allo studio qua a Torino. È evidente che ha a che fare col tempo, dell'uomo e della natura e anche quello della cultura, perché continuerà a crescere tranne che in quel punto è un continuerà, è un fatto di tempo, cioè qualcosa che passa, che succede. E poi c'è il tempo dell'uomo che è un tempo misero perché non si può confrontare neanche con quello di una pianta. Come faccio io a lasciare il mio segno, come faccio a far sì che la pianta mi senta? Cioè io per la pianta, una pianta qualsiasi, sono esattamente come lo è una mosca, un atomo per me, ma manco lo vedo. Va talmente veloce l'uomo rispetto alla velocità della pianta che non c'è. Qual è l'unico modo che ha questo artista per farsi sentire dalla pianta? Cioè di rallentare al punto la propria esistenza da essere presente e essere veloce come la velocità della pianta. Sì, però questo non è umano e difatti lui cosa fa? Fa un calco di sé in quel giorno che prende il tronco di questa pianta, il fusto di questa pianta, lo attacca alla pianta e lo lascia lì. È evidente che non poteva essere lui in carne ed ossa a passare dal 68 al 2003 per vedere cosa sarebbe successo. Ci ha messo un calco. E questa è una riflessione sottile, poetica, un po' meno violenta rispetto, violenta nel senso, capitemi, rispetto ai gesti fatti con la ruspa dagli americani. E questa è un po' la differenza in sostanza tra i due modi di affrontare il problema. Il nostro è solo un po' più poetico, più raffinato per certi versi, ma non nel senso, cioè non dispregiativo per gli altri. Comunque, questo è il nostro stile. Il fatto è che quella è una scultura, che quella è di nuovo la mano di una scultura, e questo mette in gioco, di bronzo, mette in gioco tutto il concetto di scultura della nostra tradizione, che passa fino a Michelangelo, che passa per la scultura greca, romana, arriva fino a noi, che si confronta con una pianta, e per quanto il nostro concetto sia forte, comunque è fragile, perché la pianta ci sente solo se noi siamo qualcos'altro da noi, una statua, un pezzo di bronzo, un pezzo di metallo. Cioè dobbiamo essere diversi da quello che siamo per poter vedere, farci vedere dalla natura. Cioè questa dimensione, questa scala del tempo tra noi e la terra è va ragionata, bisogna che siamo consapevoli di questo fatto, questa è un po' la riflessione. E poi anche Penone era evidentemente uno, cioè con un minimo di ironia, no? Quindi quando dà questo titolo continuerà a crescere tranne che in quel punto, sembra una negazione e invece è l'affermazione ironica della propria fragilità, della propria dimensione piccola. Dobbiamo fare i calchi di noi stessi per sopravvivere? Ma. E tornando indietro, vorrei arrivare al punto finale, non so quanto tempo ancora. Okay. Giusto allora. Land art, la terra è il messaggio, cioè riprendo
e sintetizzo la frase che vi ho detto prima. La madre terra che io sposto, smonto, alzo, è il medium, diceva Smithson, e poi si ricorda l'ultimo e il messaggio. Però se avete visto le opere d'arte, avete seguito un po' il filo del mio discorso, anche se non ho mai affermato direttamente questa cosa, è evidente che la terra, che non c'è più in quel buco, ma che ci sta raccontando della storia dell'uomo, è il messaggio, è quella terra che non c'è più. L'ho spostata, l'ho tolta, l'ho smontata, l'ho trattata anche male, ma quella terra lì che c'è o che non ci sia più, che si è accumulata, che sia stata tolta, è diventato il messaggio, non è più solo il contenitore o la materia dell'opera d'arte, è proprio quello il messaggio. E che a spostarla ci si rende conto, a metterci le mani dentro ci si rende conto che è il contenuto, che è l'unico modo che abbiamo per renderci conto di questa pesante affermazione, e che ci dobbiamo mettere le mani dentro, non ci possiamo separare. Per renderci conto di quanto dobbiamo essere responsabili rispetto a quello, dobbiamo toccarlo e quindi creare una relazione, creare un paesaggio, interagire e magari ragionare su cosa facciamo quando interagiamo. Per capire questo passaggio riprendo, ed è l'ultima volta che lo faccio, le opere di Heiser, in particolare questo doppio negativo. Doppio negativo è questo taglio qua, no? Le dimensioni di quest'opera sono esagerate e sono tipo 460 metri di lunghezza, no? La linea, la vedete, da qua a qua sono tipo mezzo chilometro, la profondità del taglio è di 15 metri, l'avete visto, ve l'ho fatto vedere, per fare questa roba ha usato delle trivelle, perché questa è roccia, è friabile, ma sopra vedete questa crosta, è rocciosa, l'ha spaccata, ha fatto un danno. Questo vi dico perché gli ambientalisti che nei primi anni della Land Art dicevano finalmente abbiamo trovato degli artisti che appoggiano la nostra causa, per tornare un po' a due cose che ho detto all'inizio, quando vedono queste opere si buttano giù. Intanto gli Land Artisti sono arrivati al concetto di terra messaggio e gli ambientalisti però non lo capiscono, perché comunque nella loro scelta ideologica, politica, non lo capiscono e li rifiutano. Non li vogliono più vedere in giro, non si associano più. Cioè, per certi versi, sono comunque dei matti. Vi faccio vedere delle altre foto di questo doppio negativo per capire com'è l'opera, le proporzioni. Guardate un uomo dentro questo scavo. E l'opera è interessante perché, secondo me, io ho detto, gli americani hanno agito in maniera un po' grezza. Hanno selezionato delle operazioni artistiche, dei gesti elementari, e hanno fatto qualcosa di banale, o meglio, poteva essere interpretato così, ma non l'ho detto, in effetti non è così. Perché ad esempio questo doppio negativo non è solo un taglio, ve l'ho già detto prima, il fatto che la terra nei buchi non ci sia più, non nega la terra, non nega neanche l'autore, diventa l'affermazione della terra. E in effetti la logica con cui questo succede non è neanche una logica tanto banale. A descrivere questo aspetto è stato l'ultimo, o quello che sceglie Heiser per descrivere questo aspetto, diciamo, teorico, è Hegel, che non credo che si possa considerare un uomo banale. Hegel, per definire, dice la materia e la forma, stiamo parlando di un'opera d'arte, no? Che è fatta di materia, la terra, e che ha una forma, se no non è un'opera d'arte per certi versi. Esagero con la definizione, potrebbe essere così, prendiamola così semplificata, la materia è la negazione della forma, dove c'è solo materia non c'è forma, e in effetti un cumulo di terra non è una forma definita, se vogliamo. Se c'è solo forma non c'è materia, la forma è una cosa pura, è un'idea, e quindi un'idea non ha una materia, non ha un corpo. E guardate che Heiser è stato bravo, perché come nei buchi, in questo taglio ha fatto così, ha fatto un doppio negativo, ha fatto una scultura, cioè una forma, di terra, togliendo la terra, ha messo due negazioni, il doppio negativo, togliendo la terra, portandola via, ha creato una forma, ma è una forma fatta di terra, perché senza togliere la terra non funziona, e quindi diventa un'affermazione. In più è un altro gioco, no? Magari sembra un gioco di parole, è un doppio negativo perché lui ha tolto la terra due volte, no?
Ma io vi chiedo, se voi state guardando quest'opera come la sto guardando io, vedete due pezzi di un'opera o vedete un pezzo solo? Io vedo un'opera sola, che è una specie di retta, no, che taglia questo canyon. E com'è che la vedo? Cioè, A può essere un fatto percettivo, però noi questa cosa la teniamo da parte. Dall'altra parte è che io colgo l'interezza del gesto. L'opera d'arte qua nasce non in due gesti, ma nello spazio che c'è in mezzo, perché in effetti io per cogliere l'interezza di questa linea ho bisogno di vedere o di sentire o di capire che esiste un pezzo di quell'opera d'arte in mezzo al canyon. Ma in quello spazio del canyon non c'era niente prima, non c'è niente dopo, perché non c'era la terra lì. La terra che c'era, che è stata tolta, è dove c'è stato lo scavo, non in mezzo al canyon. E allora qua Heidegger si fa aiutare da un altro filosofo, che è Heidegger, che in un suo testo dice che in effetti l'origine dell'opera d'arte, in effetti l'opera d'arte, l'arte esiste nello spazio fra le cose, che è una cosa fighissima, nello spazio fra le cose sono le cose che esistono, l'essere, e tra queste cose esiste uno spazio aperto dove non ci sono le cose, un vuoto. Questo vuoto è dove l'opera d'arte esiste. Se ci fate caso, se avete seguito il filo del discorso, quest'opera d'arte è così, è la visualizzazione di questo concetto. Quest'opera d'arte esiste dove? In quel pezzo di canyon dove nessuno ha fatto niente, dove c'era dell'aria, dove c'è il vuoto. L'opera d'arte diventa intera e si materializza come opera d'arte dove non c'è niente. Ma abbiamo detto già prima che il doppio negativo è un'affermazione della terra. Quel niente che è vuoto, alla fine diventa un'altra affermazione della terra, una doppia affermazione. E quindi, in questo ragionamento, anche un po' troppo teorico, viene fuori che la terra, tolta, come dicevo prima, in realtà è il contenuto di quel gesto lì. Non c'è più, non c'era prima. Le ere geologiche hanno creato quel canyon. La terra è il messaggio. E quindi il tempo mio del gesto dello scavo, il tempo della terra, tornano di nuovo a essere un fatto unico, una relazione inscindibile. L'opera d'arte lì esiste e non esisterebbe a prescindere di uno o dell'altro. Allora, io mi permetto solo di fare una conclusione perché mo' ho finito. La questione è questa. Questi artisti, avete visto, fanno dei gesti violenti, vengono anche criticati. Qualcuno li bandisce proprio dalla questione dell'ambiente, dice che sono dei pazzi, abbiamo appena imparato a conservare la terra, questi la stanno distruggendo, con delle opere d'arte per di più, con una scusa assurda. E invece loro la stanno definendo. Non propongono una soluzione al problema del cambiamento del clima, non propongono una soluzione al problema del, che ne so, dell'innalzamento della temperatura, che è sempre lo stesso, ma insomma tutto ciò che concerne il problema dell'ambiente, però ci hanno riproposto me, che guardo queste opere, voi che mi avete ascoltato se l'avete fatto, e la Terra. Ci hanno riproposto l'argomento, l'hanno fatto con dei gesti elementari, infantili. A me a volte ricordano i buchi che si fanno sulla spiaggia con l'acqua che entra, che esce, che li fa sparire. In luoghi assurdi, contaminati, nel posto in cui nessuno di noi si sognerebbe di fare una conferenza sul clima, e invece loro sono andati ad agire lì, nella ferita, ne hanno fatte altre, e hanno ridefinito la terra e la responsabilità che io ho verso la terra. Non sono opere belle, non fanno estetica queste per niente, perché sono ruspe che buttano giù terra, non hanno la forma nel nostro senso, però dicono delle cose pesanti, delle cose significative. E questo, dico, alla fine è poi il ruolo dell'arte, no? Fare un gesto che ti rimanda a qualcos'altro. E queste lo fanno nel modo giusto, e secondo me in questo contesto qua, in questi 3 giorni, ha senso vedere questo ragionamento fatto da altri e rifarlo assieme. Andarci no, perché fare una gita fin là diventa scomodo, però non riesco a organizzarla. Però questo è il punto. La terra è il messaggio, e il medium è il messaggio. Il segno artistico è un segno particolare, ma noi che siamo qua e che viviamo il paesaggio come relazione, come rapporto, facciamo dei segni di continuo, di continuo.
Il fatto è che i segni degli artisti sono pensati e noi invece facciamo segni che non sono pensati. Butto la roba per terra, che è un gesto minimo, o che ne so, faccio chissà... Abbiamo la responsabilità, tutte le volte che io faccio un segno sulla terra, come un taglio, anche un segno violento, la cambio, la ridefinisco, e questo non può che darci una responsabilità su quello che facciamo, sul rapporto che abbiamo verso l'altra metà della nostra esistenza, che è il pianeta su cui stiamo. Ok, boh, vabbè, con questo concludo. Grazie. Se volete, se volete. Se volete, ora c'è spazio. Ragazzi, fate così. Non fatemi fare il professore adesso che devo fare. Bravo. Non fatemi fare anche il vicepresidente. Se volete, ora c'è spazio per delle domande. Ho detto tutto, ovviamente. Actis, devi andare alla maturità, eh? Fai bene attenzione a cosa mi chiedi. No, io volevo solo chiederle, sì, l'opera delle due linee parallele, sì, di gesso lunghe un miglio. È, sì, ancora, cioè, c'è ancora o è sparita col tempo? Mi fai una domanda difficile. Altre opere sue non sono più visibili. Io, avete visto, queste immagini sono sgranate, vecchie. In effetti molte di queste opere vivono della loro... sono effimere. Queste erano due rette tracciate col gesso, no? Con la macchinetta che lascia. Onestamente, questo fatto non l'ho cercato, perché fa parte di questo genere di opere, che poi anche questo taglio gigante che abbiamo visto è fatto per essere una cosa che poi col tempo si perde, no? Quindi che in questo momento ci siano queste due rette per terra là, non te lo posso garantire, non l'ho neanche cercato, perché non è il punto del... Anzi, per loro il fatto di mettersi in contrasto anche con l'idea, no, che i nostri gesti artistici, culturali, siano eterni, come io dicevo di fronte al Michelangelo, e renderlo visibile col fatto che l'opera poi si perde, fa parte del contenuto dell'opera. Quindi secondo me è probabile che siano sparite o che ce ne sia una traccia leggerissima. Molte delle opere di De Maria, come molte di queste, non sono già più visibili, non esistono più. Quindi abbiamo solo più le foto. Abbiamo le foto, sì. Ma difatti è anche un'istanza degli artisti, cioè si pongono il problema. Una volta che decidono di fare queste cose, dicono ok, io non le posso avere, tu non le puoi avere. Cioè questa performance molto lunga, come la fermiamo? E la macchina, le fotografie diventano quella parte, quell'appendice, quella derivazione che è utilizzabile, cioè che è portabile in un museo, che è vendibile, e adesso difatti queste immagini, come sempre, sono un po' usate per uno scopo didattico, quindi le posso usare, però in realtà sono tutte, cioè, incatenate da copyright e cose, perché alcune sono foto di turisti, che le hanno viste, quindi quelle che si poteva, tipo le foto della Spiral Jetty sono di turisti, le ho prese da Tumblr, no? Ma invece questa foto qua è di proprietà dell'artista, della fondazione. Capito, grazie. Torno. Anche tu vai in maturità? Non ti voglio inquietare. Se non fosse definita opera d'arte, susciterebbe le stesse emozioni? La mia voce. Se non fossero definite opere d'arte, susciterebbe le stesse emozioni? Guarda, è una domanda difficile, perché, cioè, non è difficile. Il fatto è che loro partono dal presupposto,
Cioè questi artisti, l'ho detto all'inizio, no, partono dal presupposto che vogliono smontare un concetto, diciamo, di oggetto dell'arte vendibile, comprabile, utilizzabile, che è peggio di utilizzabile. Ma, e quindi partono con l'idea di smontare quell'idea lì. E di fatto costruiscono gli oggetti che, per come si presentano, come fanno, non sono arte secondo la definizione dell'arte che abbiamo tutti in mente, cioè qualcosa da vedere in museo. Quindi in realtà non partono neanche con la pretesa di essere opere d'arte. Il fatto è che comunque loro sono persone consapevoli che si portano sulle spalle, l'avete visto anche l'ultimo artista, utilizza la cultura, cioè fanno dei gesti culturali, questi intervengono, c'è un contesto di galleristi, di persone che decide in qualche modo, o comunque accetta o non accetta o ricostituisce la definizione di opera d'arte. E quindi adesso io e te ne parliamo nell'ora di storia dell'arte, no, ma come professore di storia dell'arte la presento come opera d'arte, però non nascono per quello. Quindi la loro forza non sta nel fatto che io le definisca storia, cioè qui in questa classe sì, ma la loro forza creativa è stato il gesto, il taglio, il buco in quel terreno edificabile a Monaco. E dopo gli altri attorno hanno detto, ma questa roba è incredibile. Cioè, inseriamola nel sistema dell'arte e che diventi arte. Adesso sono passati 50 anni e io ne parlo come arte. Loro sono andati a scuola d'arte, cioè nascono come studenti d'arte, artisti. Ripeto, erano ragazzi che avevano 4-5 anni più di voi, capito, a decidere di fare queste cose. Poi sono cresciuti, ma alcuni sono ancora vivi. Però non partono dal presupposto che avevano già la patente di artisti prima. E quindi non è che hanno prodotto un gesto che era artistico, hanno prodotto un gesto, gli hanno dato un senso, un significato preciso, e quello è la patente che le ha fatte diventare opere d'arte. Questa domanda qua è quella che si fa sempre quando si vede l'oggettino nel museo, però è che prima quel gesto non c'era, è fatto in quel modo, proposto in quel modo, costruito in quel modo, ha un valore, un peso. Se è pesante il messaggio che va dall'altra parte e qualcuno lo sente, e se quel qualcuno che lo sente è un sistema di critici culturali che magari, cioè, o è abituato o è predisposto. Ma questi artisti qua, quando hanno fatto queste cose, non erano accettati, perché nel momento in cui, Coppa, guarda che ti interrogo, nel momento in cui questi artisti fanno questi quadri, siamo nel 68, voi che avete fatto quinta, abbiamo parlato di Rothko e Pollock. Rothko e Pollock facevano cose che rispetto a questi sono opere d'arte, ma è facile, sono dipinti, sono tele, sono cose che stanno in un museo, che si possono comprare e vendere, anche se non era lo scopo per cui sono state fatte. E quindi distruggono, vanno contro quell'idea lì del loro presente, che poi è l'idea nostra. Quindi non nascono per essere opere d'arte nel senso corrente, lo diventano, acquisiscono quello status. Perché, cioè, perché a mio parere personale lo meritano, sono segni pesanti, hanno un senso profondo, dicono delle cose che magari erano dette ma sono state ridette meglio o con la sensibilità e con la presenza del presente, cioè giuste nel loro tempo, che non è una cosa che facciamo tutti. Io faccio gesti tutti i giorni, per fortuna che se li dimenticano gli altri, che non rimangono in un museo. Quindi queste hanno uno status diverso che non nasce dal fatto che siano definite arte. Devo fare? Se c'è tempo per... C'è ancora qualcuno o abbiamo... Prego, Molinu, faccio io, porto io. Sempre sognato. Sta diventando un tiro al bersaglio questo, non delle domande. Non potete vendicarvi così. No, allora, partendo dal presupposto che lei ha detto che questi artisti non erano supportati, partendo anche dal presupposto che queste opere... A parte che non ho detto proprio esattamente quello, però... Vabbè, ha detto che... non erano, diciamo, sostenuti da qualcuno. Mi chiedevo se, dato che queste opere hanno delle grandezze abbastanza importanti, come agivano questi artisti per competere? Vedi, perché il punto è proprio, la capisco, no, finiscila perché sono...
No, quindi volevo soltanto capire questa cosa qui. Come hanno fatto a farle? Chi gli ha dato i soldi? E c'è ragione. Sì, e soprattutto... Sì. Beh, questo è anche un aspetto molto importante, perché come dicevo lei prima, e la domanda è sempre la stessa in sostanza, come dicevo lei prima, questi artisti, cioè, sono andati a scuola d'arte, si sono distinti perché già facevano delle cose strane, tipo quella roba che ha fatto Smithson della catapecchia con la terra sopra, l'ha fatta in un campus universitario. Quindi l'ha fatta a scuola, l'ha fatta in un contesto dove c'è gente attorno che riconosce quello che gli altri fanno. Quindi, già lì, già mentre loro crescono, qualcuno li ha visti. Difatti, la prima mostra che abbiamo visto è stata fatta in una galleria, organizzata dalla Duan Gallery, che era una galleria particolarmente all'avanguardia. In più, questa tizia fa la prima mostra, ma per fare la prima mostra, dove c'erano alcuni di questi pezzi qua, le foto almeno, ha dovuto... farglieli fare, ha messo i soldi. Quindi c'è una galleria che ha già scelto. Il punto è che noi siamo abituati a ragionare su un'opera d'arte come se uscisse come un fungo che sbuca in mezzo al prato e oddio, è uscito lì, hai visto che roba, è un'opera d'arte. E non è così, perché anche l'artista ha una sua storia e sta in un contesto ed è figlia di un'evoluzione questo percorso. Avete visto che sono gesti molto minimali, no? Molto semplici. Cioè, prima di loro o dei loro compagni, cioè, facevano la minimal art, cioè facevano delle cose che erano già simili. Le prime opere di land art erano questi cubi di minimal art sparsi per il giardino, ma funzionavano nella logica come la vecchia arte, solo che proprio letteralmente messa nel giardino invece che nel... E invece queste opere hanno un altro senso. O c'era l'arte concettuale. Cioè, in realtà c'è un contesto... loro vanno contro il 90% del pensiero della gente comune, anche dei... e poi c'è un 10% che già riconosce questi gesti, no? Così come quando Van Gogh o quando gli impressionisti cominciano a fare gli impressionisti, c'è un prima che è arrivato fin quasi lì e poi c'è stato Monet. Monet comunque è una rottura, Van Gogh è una rottura, Munch è una rottura, Picasso sarà una rottura, ma la rottura è figlia di un movimento che è arrivato fin lì. La crepa si è rotta solo con Picasso. Non so se vi sono spiegato, l'immagine è stata... è cresciuta finché tan. E anche questi gesti sono così. Quindi loro sono stati supportati da qualcuno e hanno lavorato con qualcuno, hanno speso dei soldi, che erano delle gallerie o del museo che gli aveva commissionato l'opera, il committente. Basta. Bravo, professore. Allora... ringrazio anche Chiara Caputti. Grazie Chiara, sei stata qua. Allora adesso, prima dell'ultimo momento, non alzatevi, intervallo, mezzogiorno e 25, quindi avete un quarto d'ora di tempo, secondo le modalità descritte prima, intervallo, mezzogiorno e 25, puntuali, così iniziamo presto, andate via prima, ok? A dopo.